Buonasera anche a coach Finelli, a cui chiediamo un'analisi di quest'ultima partita del 2016. Ma purtroppo non commentiamo un risultato favorevole, perché usciamo di nuovo sconfitti in casa. Sono iniziate le 70, sono 4 le sconfitte interne di questo campionato e 4 le sconfitte consecutive della nostra squadra. E partita a cui tenevamo molto, abbiamo giocato contro una squadra molto solida e si è visto sul campo. E la partita era stata indirizzata nei binari corretti per noi, perché sia Meis sia Renzi, che sono i giocatori, diciamo, migliori realizzatori della squadra, sono stati limitati molto bene. Su Meis è stato fatto un ottimo lavoro da parte principalmente di Riccardo, e lo possiamo vedere dalle sue percentuali, lo 0 su 8 da 3 punti. Renzi stesso è stato messo in forte difficoltà da Langford, che l'ha contenuto molto bene, e al tempo stesso in attacco Langford, con la sua atipicità, aprendo il campo, come diceva prima coach Ducarello, a Langford ha fatto male in attacco a Renzi. Purtroppo nei minuti finali sono venute fuori 3 tiri da 3 punti importanti da parte di Trapani, che ci hanno onestamente tagliato le gambe nel momento in cui stavamo giocando un finale punto a punto, con i loro lunghi, la tripla di Carleton Scott, la tripla di Phil Loy, la tripla di Viglianisi. Sono state, mi sembra, 2 triple di Phil Loy consecutive. Direi che questa apertura di campo, come diceva Ducarello, con i loro lunghi, tenendo Renzi in panchina, con i loro finti lunghi fuori dai 3 punti, ci ha creato problemi, e il loro segnare, avere il 100% negli ultimi minuti col tiro da 3, ci ha tagliato le gambe. Purtroppo questa è la pallacanestro, sono stati più bravi loro di noi. Se guardiamo le cifre, è stata una partita che si è equivalsa, anzi per certi versi ha detto meglio a noi. Abbiamo tirato meglio da 2, abbiamo tirato uguale da 3, abbiamo tirato meglio i tiri liberi, abbiamo pagato forse qualche rimbalzo d'attacco in più concesso e qualche palla persa in più. Però purtroppo questo è il campionato. Ogni partita è una battaglia, è logico che queste sconfitte in serie minano la fiducia, minano il morale, e queste scorie purtroppo anche stasera in certi frangenti le abbiamo sentite. È importante adesso resettare e ripartire già dalla prossima partita con Reggio Calabria. Ogni partita è una partita decisiva ed è importante affrontarla senza scorie, senza le scorie delle sconfitte. Coach, ne approfittiamo, essendo l'ultima partita dell'anno e soprattutto l'ultima del girone d'andata, per fare un bilancio. Ma abbiamo 5 vinte e 10 perse, un ruolino che ci mette a lottare in maniera piena per evitare l'ultimo posto in classifica. Queste 4 sconfitte interne logicamente non aiutano, ci sarà da lottare, da soffrire. È importante che tutti quanti ci mentalizziamo su questo, perché noi sapevamo dall'inizio dell'anno che sarebbe stata un'annata di questo tipo. Dispiace non aver concretizzato al meglio i turni casalinghi, perché in questa andata abbiamo giocato 8 partite interne e 7 esterne. Al ritorno giocheremo 7 interne e 8 esterne, con squadre importanti che dovranno venire qui a giocare. E quindi è una strada sicuramente in salita, sicuramente difficile, anche perché vediamo altre squadre che sono vicine a noi, che hanno le potenzialità per fare molto bene, perché hanno rinforzato molto il roster in corso d'opera. Vedi Scafati, che è intervenuto e interverrà sul mercato, quindi io credo che alla fine squadre come Scafati e Casale, che sono più o meno nella nostra zona, faranno un girone di ritorno consistente, e quindi noi dovremo rimboccarci le maniche e giocarci l'evitare l'ultimo posto o i play-out con altre squadre come Eurobasket Roma, come Latina, come Rieti, forse Treviglio, perché credo proprio che Reggio Calabria, credo proprio che Casale e Scafati abbiano le risorse nel roster per poter affrontare al meglio il giorno di ritorno. Perfetto, grazie.